Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza della Marina Militare alla vigilia della Festa Nazionale della Forza Armata, dal Capo dello Stato, il grazie alla Marina Militare per le vite salvate nel Mediterraneo. Vediamo con Luciano Gelfi. Sembra quasi scontato per una nazione con 8.000 km di coste, ma nel ribadire la centralità del mare per l'Italia, il Presidente Mattarella indica un compito specifico per il nostro Paese. Il mare è per il nostro Paese una risorsa strategica. Siamo immersi nel mare e questo rende per noi decisivo il compito di assicurare la libertà di navigazione, la sicurezza dei mari e delle coste, la salvaguardia delle vite umane in mare. Il Capo dello Stato riceve al Quirinale una rappresentanza della Marina Militare alla vigilia della festa della Forza Armata e ringrazia per l'impegno che non è mai venuto meno neppure durante la pandemia, particolarmente difficile da vivere, sottolineato in ambienti piccoli come le navi. Un grazie particolare per il Corpo della Guardia Costiera che si trova a fronteggiare le ondate migratorie nel Mediterraneo. Per salvare vite umane in questi ultimi anni con grande intensità, considerata la grande quantità di persone che dalla disperazione vengono spinte nel Mediterraneo in condizioni di grande insicurezza. Le regole anti-Covid permetteranno la riapertura delle discoteche a partire da luglio. Il protocollo